Allora, visto che anche il prossimo che sta per entrare l'hai scoperto tu, sì, è, tua più... è nuovo. Vuoi presentarlo tu a modo tuo, come avresti fatto? Prego. Va bene, allora si alzi, dai. Allora, diciamo, è un ragazzo che ha bussato a diverse porte, nessuno gli ha mai aperto. Poi ha bussato alla mia porta, io gli ho aperto, mi ha emozionato e ho prodotto il suo disco. Con dirsi che è normale, Nicolas Bonazzi. Hola, vai. Mi piace quando vuoi parlare a mezza voce senza far rumore, senza nemmeno accendere la luce, perché c'è qualcun altro che non vuoi svegliare. E poi mi piace che ti fai sentire ogni volta banale, ma ti sto ascoltare. Perché è bello dirsi che è normale vergognarsi appena dopo aver detto amore, dirsi che è normale. Silenzio al suo valore, che quando non so cosa dire preferisco stare ad ascoltare, tanto inutile spiegare che ogni mio equilibrio è momentaneo, la mia anima è veloce, un istante cambia forma la mia mente, cambia forma la mia mente. Indovinare la fonte autentica del tuo volere, quando mi fissi senza mai fiatare, perché da tanto tempo che mi vuoi capire. E poi mi piace che mi sta a sentire, e per quanto è banale tu mi fai parlare, e la tua voce chiama tante cose che non so davvero dove cominciare, dove cominciare. Dirsi che non male, non c'è niente da capire, e che a volte il silenzio può bastare, perché tu sai che quando non so cosa dire preferisco stare ad ascoltare, è tanto inutile spiegare che ogni mio equilibrio è momentaneo, la mia anima è veloce, un istante cambia forma la mia mente, cambia forma la mia mente, cambia forma la mia mente. Dirsi che non vale, non c'è niente da capire, e che a volte il silenzio può bastare, perché tu sai quando non so cosa dire preferisco stare ad ascoltare, è tanto inutile spiegare che ogni mio equilibrio è momentaneo, la mia anima è veloce, un istante cambia forma la mia mente, cambia forma la mia mente, cambia forma la mia mente. Grazie a tutti. Grazie anche a Cristian Infranto. Ammazza quanto sei alto. È la prima cosa che ti diranno tutti quelli che ti vedono. Di solito. Non me l'avevi detto, Cecchetto, che era una... Caspita. Beh, io ho scelto anche per l'altezza, non ci sono cantanti alti così, ma anche a livello di tonalità, come vedi, è abbastanza alto, insomma. Senti, lui ha detto che tu hai bussato a tante porte, poi hai trovato una porta un po' particolare, quella del web.
Vuoi dire ai ragazzi com'è andata? Come si può al giorno d'oggi farsi conoscere anche in quel modo? Ma è andata in modo semplice ma abbastanza favolesco, nel senso che ho visto un bando di un concorso, e un concorso importante che era il Festival di Sanremo. Certo, che si poteva fare anche col web. Esatto, tramite il web, e ho partecipato. Chiaramente avevo alle spalle i consigli e insomma il supporto di Claudio, che è stato uno degli incontri magici. Vorrei dire una cosa, in effetti lui si è iscritto ma non ha fatto il mio nome, cioè quindi quando è stato scelto a Sanremo è stata scelta la canzone senza nessuna influenza, quindi sì, è dopo che sono... Ma non è che l'hai scelto tu dopo la... Non c'ero. Perché una volta funzionava così, no. Comunque volevo ringraziare Christian, perché in effetti i big a Sanremo hanno potuto duettare, no, con altri big della canzone, e qui lui ha potuto duettare, cosa che non ha fatto a Sanremo, con il big, con uno dei big di Io Canto. Grazie. Lunga carriera per Nicolas. Grazie a tutti. In bocca al lupo. Grazie. Grazie.